Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Con oggi iniziamo un mese particolare perché l'espansione delle tag Team GX sta arrivando e non ci sono più tornei fino a Cannes, per cui ho deciso di iniziare un mese dedicato ai mazzi assurdi, ok? Uno di quei alcuni mazzi che non saranno competitivi come gli altri, ma che sicuramente vi faranno divertire e sorridere un sacco. Iniziamo con il primo, ci ho lavorato tanto, è uno Slaking Control, ma prima sigla. Ok, signore e signori, permettetemi di presentarvi Slaking, o come direbbe lui. Allora, chi ha avuto modo di seguire le mie live nel corso delle ultime settimane già conoscerà questo mazzo, perché ci sono stato dietro tantissimo. Sono arrivato nella situazione di mostrarvelo perché purtroppo, e lo dico con un profondo rammarico, non è competitivo quanto dovrebbe essere. Andiamo a vedere poi di cosa stiamo parlando. Slaking è un Pokémon, dovrebbe essere tipo il padre dei Bradipi, una cosa così. Fatto sta che ha un'abilità incredibile. Lazy. Fino a quando questo è il tuo Pokémon attivo, i Pokémon in campo del tuo avversario non hanno abilità, eccetto per Lazy. Quindi, qualora ci fosse un altro Slaking, non sia nulla brava vicenda, continuerebbe lo Slaking avversario. Perché ho pensato a uno Slaking Control? Perché di per sé, se ci pensate, è pieno zeppo il formato di Pokémon con abilità. Decidueye, Zoroark, Swampert, Gardevoir, Ninetales, Lele, bla 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 bla. Posso andare avanti 20 minuti perché qualunque mazzo praticamente adesso in formato ha un'abilità che serve per farlo funzionare a dovere. Lazy le blocca tutte, non è solo il Glaceon che blocca soltanto le GX, questo le blocca proprio tutte, anche il Malamar, anche lo Swampert, anche il Vikavolt, per cui si può fare qualcosa di interessante con questo Pokémon. In realtà l'abbiamo anche fatto più e più volte. Il problema però è che questo mazzo, spero non avrete modo di vederlo, non lo so, perde contro Blastefano. Purtroppo è uno di quei mazzi contro cui non si può fare granché, e per forza di cose, se non Blastefano è uno dei mazzi più forti in formato, rende questo mazzo molto poco competitivo. Contro tutti gli altri però ha alcuni ottimi matchup, e adesso li andiamo a vedere. Ha anche un attacco, Critical Move 160, scarta un'energia da questo Pokémon e non può attaccare durante il prossimo turno. Ci capiterà ogni tanto di attaccare con lui, non sempre. Vado a mostrarvi anche lo Slakoth, perché in realtà in questo mazzo è importante anche lo Slakoth. Slakoth cura tutti i danni da questo Pokémon, lui però non può attaccare il prossimo turno. Segnatevelo perché anche lo Slakoth sarà importante. Ho detto che va a coprire tanti matchup, in realtà ci sono alcuni matchup che lo Slaking da solo per forza di cose non può andare a prendere, ossia quei mazzi che hanno modo di giocare senza abilità. Quali sono questi mazzi? Il primo è White Kyurem, un mazzo fortissimo che sta dimostrando di essere quasi imbattibile, però il Vileplume, come abbiamo già visto in altri mazzi, può venire in soccorso in questo modo. Perché? Perché fino a quando è attivo i Pokémon base dell'avversario non possono proprio attaccare, e a meno che un White Kyurem non sia attecciato contro Vileplume, lo troveremo impreparato e quindi non avrà altro modo di attaccare. Per cui Vileplume davanti dovrebbe bastare per vincere la nostra partita. Shackle non può essere attaccato da chi ha meno di 3 energie. Questo significa che mazzi come Lost Marsh, Buzzwole o Granbull, però ultimamente Granbull sta avendo un modo per agire il Shackle, per cui focalizziamoci molto di più su Lost Marsh e Buzzwole. Sono Pokémon, sono mazzi che non hanno boost di energie, non hanno modo di assegnare più energie in una volta, per cui si troveranno per forza di cose costretti a assegnarne almeno una turno. Noi con questo mazzo dovremmo, dico uso il condizionale, non si sa mai, essere in grado di scartare ogni turno almeno una delle energie assegnate all'avversario. Gli attacchi né del Vibe né dello Shackle sto a mostrarveli perché raramente ci capiterà di usarli. Uno per di Lele. Io senza l'uno per di Lele impazzisco, penso che sia fondamentale nei mazzi, perché ci sono tante troppe volte in cui un mazzo control si impianta e non può permettersi di perdere quei primi turni, per cui uno per di Lele fondamentale. Ma l'MVP assoluto del mazzo, e abbiamo già ampiamente avuto modo di vederlo durante le partite con quell'animazione fighissima che veniva ogni volta che vincevamo, Unknown, perché noi non vinceremo di Slaking, non andremo a fare i premi, non vogliamo fare i premi più delle volte, perché restare
chiamare davanti uno attivo dell'avversario che non può ritirare è la nostro, è il nostro principale modo di vittoria. Noi accumuliamo carte fino a che unknown guarda, judge, queste sono le mie 35 carte in mano, mi dichiaro vincitore della partita. Skippo alle energie come al solito per mostrarvi la Memory Energy. Memory Energy forse è una carta che la maggior parte di voi neanche conoscevano. Ebbene, esiste questa Memory Energy. Cosa fa? Quando è segnata a un Pokémon ti permette di usare gli attacchi dei Pokémon precedenti a lui. In questo caso la segneremo al nostro Slaking per far sì di avere una cura dello Slakoth. Questa è una cosa fighissima perché ci permette un turno sì e un turno no di curare. E non è detto che l'avversario possa attaccare tutti i turni. Per cui curo, scatola energia, chiamo davanti, curo, scatola energia, chiamo davanti. È un loop continuo il mio, ma questa possibilità di curare è davvero fondamentale. Una Rainbow Energy mi serve per mettere quel danno per poter usare Acerola e riprendermi in mano o lo Slaking nel momento in cui voglio fare Unknown, o magari il Lele che ho dovuto mettere all'inizio e voglio fare sparire, o altre cose, comunque avremo modo di vedere. La strategia del mazzo è quella di rimanere con uno Slaking in gioco e basta. Poi vi spiegherò anche il motivo. Energie, 3 energie metallo. Non hanno niente di particolare, semplicemente sono le energie perfette per un mazzo control al momento. Perché? Perché sono carte che possono essere scartate con la Plumeria, possono essere assegnate e scartate con la Max Potion, possono essere assegnate e scartate con la Critical Move, possono essere scartate. Perché? Perché con il Monte Corona possiamo recuperare all'infinito. Perché dico all'infinito? Il Monte Corona dice recupera 2 energie metallo dagli scarti e te le metti in mano. L'Usamina dice prendi una stadio o una supporter dagli scarti e te le metti in mano. Per cui anche se ci scarteranno il Monte Corona potremo comunque andarlo a riprendere con l'Usamina e potremo comunque andare a riprendere le metallo con cui potremo comunque fare l'Usamina eccetera 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 eccetera. Il bello di questi mazzi control è che fino a quando l'Usamina sarà informato avranno risorse infinite di fatto. Cioè, a meno che l'avversario in qualche modo non subentri in questa situazione rimuovendo dal gioco qualcosa. Però fino a quel momento le risorse sono pressoché infinite. Energie le abbiamo viste, andiamo a vedere ora quelle che sono le carte che servono per gli addestramenti. Questo è un po' diverso dagli altri mazzi control, perché io in questo mazzo non voglio focalizzarmi troppo sul resistere, voglio focalizzarmi sull'impedire all'avversario di fare quello che vuole. Lo Slaking serve esattamente a quello, io voglio restare fuori con lo Slaking e voglio far sì che quello Slaking sia l'unico Pokémon in gioco. Perché è l'unico Pokémon in gioco? Per due motivi. Uno, finché lui è attivo blocca le abilità. Se avessi Pokémon diversi da Slaking in panchina, il mio avversario potrebbe fare Guzma, chiamare davanti qualcuno e liberarsi dalle abilità. Ed è una cosa assolutamente che io voglio evitare che succeda. Secondo, anche qualora avessi un altro Slaking in panchina, io non voglio comunque averlo, perché darei al mio avversario l'opportunità di fare Guzma. E io non voglio dargli l'opportunità di fare Guzma. Certo, mi espongo a notevoli rischi in questo modo. Infatti ci saranno partite in cui per forza di cose non potrò permettermi di restare solo con uno Slaking in gioco. Vedi tutti quei mazzi che hanno l'opportunità di fare il KO in un colpo allo Slaking e hanno lo switch nel mazzo. Per cui sicuramente devo stare attento a questo genere di situazioni. Ma normalmente stare fuori con uno Slaking e chiamare davanti un Macargo, un Pokémon qualunque che le tira due, non è male. Già quello da solo può significare vittoria, per cui teniamo assolutamente da conto queste cose. Andiamo a vedere quelli che sono gli addestramenti. Gli addestramenti bene o male sono gli stessi di un qualunque mazzo control, quindi counter catcher, se sono in svantaggio di premi chiamo davanti qualcuno, martello speciale, scarto un'energia speciale assegnata all'avversario, 4 max potion. Le max potion sono fondamentali in questo mazzo, molto di più delle acerola, perché io ho un fase 2 e voglio curare quel fase 2, non voglio riprendermi in mano quel fase 2, sarebbe deleterio assolutamente. 4-4 Slaking con 4 caramelle, questa è la mia principale linea evolutiva del mazzo. Doppia Rescue Stretcher mi serve per riprendere cose scartate, in generale fa sempre comodo la doppia Rescue Stretcher. 4 Ultra Ball, doppio Monte Corona abbiamo già visto, l'1 per di Acerola, inizialmente ne giocavo di più, ma mi sono reso conto che io non voglio fare Acerola se non per riprendere in mano qualcosa di troppo, o per riprendere in mano lo Slaking a fine partita per fare Unknown. 3 per di Cinzia, 1 per di Faba, rimuovo dal gioco una tool, energia speciale o stadio dell'avversario. Rimuovere dal gioco spesso può essere determinante perché impedisco a un avversario di recuperarla e ci sono mazzi che le recuperano, tipo lo Zorak Gyarados che può usare il Loranguru e non voglio fargli recuperare, per cui Faba, pum, fuori dal gioco direttamente. 1 per di Gladion, guardo i premi, ne scelgo uno, lo sostituisco con questa carta, qualora carte
utili come la Known o il Mono Shackle o il Mono Valleplume in determinate partite andassero nei premi, questo Gladion è fondamentale. Qualora andassero tutti e due nei premi, guardo al cielo e penso tante brutte cose. Guzma, Mono Pair di Guzma. In realtà il Mono Pair è sufficiente perché con Illusamina posso andare a recuperarlo all'infinito. Mi servono molto di più i catcher in questo mazzo, per cui mi sono in generale trovato quasi sempre bene così. 3 Pair di Plumeria. Sono tanti, ma con la possibilità di scartare le energie non sono neanche così tante davvero. 1 Pair di Skullgrunt. Guardo la mano dell'avversario e scarto 2 carte energia che trovo. E per finire lo Steven Resolve, la carta fondamentale di qualunque mazzo contro, la carta che ha rivoluzionato il modo di giocare i contro, la possibilità di giocare i contro. Prima Sylveon era l'unico contro che poteva esistere, da quando è arrivato questo Steven molti più contro, le avete sicuramente visto, hanno preso piede per forza di cose. Certo, come mazzo soffriamo ancora i Judge e i Mashado, ma se riusciamo a fare lo Slaking il prima possibile, nel sicuro sono molti, molti meno i mazzi che andiamo a soffrire. Dunque, spero che bene o male il concetto sia chiaro. Il concetto è chiaro per forza, perché Slaking blocca le abilità. Focalizziamoci su quello. Andiamo adesso a vedere in pratica come funziona qualche mazzo con qualche bella partita. Allora, come potete vedere, vengo da una win streak di 5 vittorie con questo mazzo, perché io... fino adesso ho fatto 5 partite in cui le ho vinte tutte e 5 con Slaking, ma mi sono dimenticato di schiacciare il tasto REC e quindi... Va bene. Bella a tutti! Ciao, io in realtà ho parlato già per un po' fino adesso, però nessuno lo saprà mai. Stiamo andando a vedere come funziona in azione questo Slaking. Sono un attimino sclerato, portate pazienza, dopo che giochi per un'ora e ti rendi conto di non aver registrato nulla, fidatevi, sareste anche voi un po' schizzati come me. Però va bene, non importa. Allora, fino adesso abbiamo affrontato 3 mazzi che hanno concesso, non abbiamo visto Slaking, e 2 Zoroark e Likarok che ci hanno provato per un po', ma li hanno presi anche loro di santa ragione. Adesso andiamo a vedere, siamo contro un Passimian, di per sé anche questo è un ottimo matchup, molto molto favorevole. Decido di giocarmela con un e 2 fuori. E gli faccio subito vedere. Dai. Vabbè, c'ho lo Shackle nei premi. Non importa, perché in realtà io volevo il Vileplume. Non importa, io in realtà volevo il Vileplume, che è ottimo contro di lui. Steven, vado a prendere 1, 2, 3. Perché è ottimo contro lui, Vileplume non può impedisce agli avversari di attaccare, purché siano dei Pokémon base. Il mio avversario ha un mazzo composto praticamente solo da Pokémon base, per cui a meno che non riesca a farmi subito KO questo Oddish, cosa assolutamente possibile. Avrei preferito sinceramente iniziare di Shackle, però non siamo stati così fortunati. Se no, il mio avversario è già fuori una doppia. Scarta 2. Ho come l'impressione che voglia andare a farmi fuori questo Oddish subito. Passive. Dai, doppia e Guzma servita in mano? Ah no, ha soltanto una delle due. Ah, è l'Acrobat per l'altra. Vabbè, si pronuncia una partita tosta. Una partita decisamente tosta. Perfetto, piacerebbe anche a me che i miei mazzi funzionassero così. Ho un Pokémon base perso, insomma. Molto bene. Vediamo, forse se faccio Guzma guadagno qualche turno. Mamma mia, oh, che servita abile che ci aveva il mio avversario. T2 con 2 doppie in mano. Non male.
A me basta arrivare al Valeplume. Una volta che arrivo al Valeplume, la partita è tutta in discesa. Certo è che per fare questo ci vogliono un po' di turni. Lui ha ovviamente il Macargo, per cui può andare a prendere lo Switch che ha nel mazzo. E mi mette capo in un colpo. Sono 3, 6, 1, 7. Ah, giustamente. No, non ha lo Switch. Ok, io un martello ce l'ho. Proviamo a fare il nostro gioco. Il nostro gioco è 1, 2 e 3. Questo è il nostro gioco. Se veniamo messi KO a questo turno, la partita è ovviamente persa. In caso contrario abbiamo vinto, perché mettere giù il Valeplume non significa vincere contro quel mazzo. Per cui stiamo a vedere. GG! Well play. Faccio fuori anche quella doppia, va? E Steven. GG. Uno. Non ho più Steven. Per cui una. Acerola. Ale. Lui può anche tranquillamente mettermi KO un Oddish facendo un Guzma, ma io ho Candy Vibe. Mi darebbe sicuramente fastidio un Judge, ma non penso che quel mazzo giochi Judge. Ok, ha già due doppie fuori. In generale, Passimil è uno di quei mazzi che soffre da morire i control. Ma proprio da morire. Questo così come i 5 che ho affrontato fino adesso. Però voi dovrete credermi sulla parola, per cui... Anzi, va a controllare di nuovo. Sto registrando? Sì, sto registrando adesso. Shrine! Va bene. Acerola. Riprende in mano Tapulele, esco di Oddish, caramella e Valpo. Quanto è bella questa cosa, ragazzi. In una scala da 1 a vedo un Valeplume e voglio tirare testate contro il muro, è esattamente la seconda. Tra l'altro, vabbè, ho il brutto presentimento che il mio avversario deciderà di concedere subito. Però, così non fosse, ho la possibilità di continuare a pescare tutto il mazzo finché non arriva il turno di Unknown, per cui... Prendo il doppio Steven. Doppia, va bene, quindi va bene, lo accetto. Questa è la terza doppia, ne rimane ancora una nel mazzo. Venti a tutti. Faccio subito fuori la doppia. Cambio lo stadio. Riprendo l'energia e lascio davanti l'Odish perché non mi interessa. GG, buona la prima, o meglio dovrei dire buona la sesta. Allora, il mazzo è secondo me uno dei due migliori control che si possa pensare di tirar fuori adesso. Pro e contro del mazzo. Contro, come tutti i control, soffre ovviamente l'assegnazione di energie, però un po' meno questo, perché lo Slaking blocca i Pokémon che assegna le energie, per cui meno.
Ha un matchup orribile contro Blacephalon. No, mi spiace, non ho saputo tirar fuori di meglio. Blacephalon ti prende male, infatti per questo l'ho bollato come mazzo non competitivo, perché al momento Blacephalon è uno dei mazzi più forti in formato e il solo pensiero di andare a giocare contro qualcosa che non sia, cioè che perda contro Blacephalon, è un GG di base. Dunque, Ultra Ball, scarto una, due, prendo Slakoth. Penso di essere contro Rayquaza. Rayquaza è uno di quegli altri mazzi che dà particolarmente fastidio. Perché dà fastidio? Per vari motivi, prima tra tutto il fatto che è straordinariamente veloce e riesce a fare un po' quello che gli pare. Quindi in generale mi aspetto di stare male contro Rayquaza. Al contrario, contro Malamar si sta bene. Contro Rayquaza no, perché recupera energie. È vero che non le assegna, però in generale fa male. Rayquaza è strano Rayquaza, perché ha dei matchup che sono ottimi contro i control, per esempio, ma ha dei anti-matchup che sono orribili. Tipo Grumble, tutti i single prize attacker, malissimo. Ala da 4. Che cosa è successo? Vabbè. 1, 2, 3. Non ho idea di che cosa sia successo al mio avversario, però vabbè, ha fatto un'ala. Ok. Energy Drive, 40 danni. Dunque, vediamo. Assegno, ritiro, mando avanti Slakoth. Caramella, Slaking. Steven, 1, 2 e 3. Ok, cerco di dargli fastidio in qualche modo. La mia tattica per questa partita sarà quella di chiamare davanti un Vikavolt e tenerlo lì fisso. Quindi non voglio che quel Vikavolt si muova da là, sostanzialmente. E per fare questo mi serve restare con solo uno Slaking in gioco. Quindi, ma è, sì, solo uno Slaking in gioco. Quindi adesso evolvo anche il secondo Slaking e poi inizierò con gli Acerola. Oddio, in realtà ho pescato Acerola, per cui no, sai che ti dico, lo faccio subito. Ok. Così facendo impedisco al mio avversario di usare abilità. Quindi in questa partita non userà abilità. Siamo stati fortunati nella sfortuna, nel senso che non siamo riusciti a fare T2 Slaking pur iniziando noi, ma se un altro nostro avversario è stato altrettanto sfortunato. Quindi Steven. Direi. Guzma, approfittiamo. Dopodiché stadio. E un'altra energia. Ok. Allora, mi fa dei danni che curo con la Max Potion, dopodiché Guzma, chiamo davanti e vediamo poi cosa offre l'avversario. Oranguru, va bene, non servirà, però va bene. Dunque, Max Potion, curo tutti i danni. Guzma, chiamo davanti Vikavolt. E assegno l'Energia Memory a quello in panchina. Perché a quello in panchina? Perché mi aspetto che qualora il mio avversario giochi cioè possa attaccare quello in panchina sfruttando il Guzma. Ok. Slaking blocca le abilità. Ora,
quello del mio avversario non sembra essere il mazzo più performante del mondo, sicuramente lo deduco dal fatto che ha Pokémon Fan Club e Ala, però indipendentemente da ciò va bene, va assolutamente bene, e il mazzo sta facendo il suo, blocca le abilità, che è sostanzialmente quello, tutto quello che ci si aspetta da lui. Ok, Lusamia, vado a riprendere uno e due. Ah, forse se il mio avversario mi lascia abbastanza tempo, non penso che giochi Judge e i Marshadow non li può giocare, questa è una di quelle partite che posso andare effettivamente a vincere di Unknown. Siamo partiti bene fin da subito. Vediamo un po'. Lusamino, Plumeria e un'altra energia. Allora, potrei anche addirittura assegnare l'energia a uno Slaking e mettere KO il Vikavolt. Non è una cosa brutta da fare, ma in questo momento sto davvero volando con il Lusamina, per cui preferisco continuare così. A breve potremmo avere l'opportunità, a breve nel senso che il mio avversario non sta facendo nulla e ancora per un po' di tempo non avrà modo di fare granché, per cui chissà, che questa è la prima partita in cui riesco effettivamente a tirar fuori la non. Plumeria, scarto 2, allele, te le lascio l'energia, al Bulu no. Scarto 2 e riprendo le due energie. È una combo bellissima, lo so. Ne sono consapevoli. Grazie, grazie, grazie. Volkner va a prendere l'energia e vediamo se gioca a scambio o meno. Ah, mi aspetto che un mazzo del genere sinceramente scambi escape rope o qualcosa del genere li giochi. Ok. Per l'appunto arriva lo scambio. Noi per fortuna eravamo preparati. Uno e due. Quindi so che ha lo scambio, quindi non devo farlo arrivare. Ah, in realtà anche qualora arrivasse a fare un bulu carico, mi darebbe fastidio fino a un certo punto. Anzi, proprio non mi darebbe fastidio, perché per fare un KO deve scartare le energie. E a me va bene. A maggior ragione, tanto due erba sono già qua. Io devo preoccuparmi di liberarmi solo delle erba. Plumeria. Scarto due. Faccio fuori l'erba. Monte corona. Riprendo due. Un'altra erba. Lusamina. 1 e 2. Ho gli altri Lusamina nel mazzo che non riesco a trovare. Vabbè. Vediamo se è riuscito a pescare una dopo l'altra tutte le erbe che ha. No. Per cui Plumeria. E riprendo le due energie. Ok. Voglio chiudere una partita con Unknown. Nelle sei partite precedenti ho sempre vinto, ma non sono mai riuscito a chiudere di Unknown. Perché? Perché i miei avversari avevano la brutta abitudine di concedere prima. Questa in realtà è una di quelle partite in cui potrei farcela. Nel senso che il mio avversario ha 5 energie, per cui chissà che forse mi darà abbastanza tempo di arrivare a quel punto. Io gioco veloce, così vi faccio vedere che
tocca sempre a lui. Devo semplicemente arrivare ad avere la cerola in mano. Acerola con la Rainbow. Ok, ecco la Rainbow. 1 e 2. No, prendiamoci acerola. Quattordici carte rimaste nel mazzo, ci siamo quasi. Vediamo, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Siamo a 26. Bellissimo lo 0 ora, non puoi comunque usare l'abilità, mi spiace. Dunque, vediamo. Rainbow Energy e Acerola. Ah, forse ho un po' rischiato adesso, però va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Siamo già a 30. Siamo già a 30. Mi bastano due turni di Code Unknown. Dai, 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 Angela. No, dai, Angel. Dai, Angel 07. Cioè, l'animazione di Unknown è una delle più belle che abbia creato questo gioco, davvero. Ok. Siamo quasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31! Manca un turno! Manca un turno! Dai, passa! Passa, Angel! Sì! Steven, 1, 2, 3. Uff. Ah, non dico niente, sono qui con le dita incrociate. Sono qui con le dita incrociate. Chissà che magari il mio avversario non l'ha visto arrivare. Tra l'altro potrei anche tranquillamente perdere, non so cosa gioca il mio avversario, però. Vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23, 34, 35, quindi. Unknown. Energia. Acerola, riprendo in mano più 4. E se non si blocca il gioco, che mi capita anche abbastanza spesso, a non end. Eccola! Eccola! L'animazione! Wow! Bella, bella, sono soddisfatto. Posso anche perdere tutto, ma finalmente ce l'ho fatta mostrare questa animazione. Troppo bella. Una win streak da 7 che si prende questo bellissimo unknown. Bellissima. Bella, bella davvero. Sto registrando stavolta, eh? Sì, stavolta sto registrando. Non ce l'avevo ancora fatta. I miei avversari avevano il bruttissimo vizio di concedere prima. Sono contentissimo, finalmente.
Oh, inizio io, tra l'altro, ho finalmente anche un'ottima partenza. Non ho idea di contro cosa io stia giocando, però questo va bene. Oddio, il tipo un po' mi dà fastidio in realtà. Basta un buzzle per tramontare una bella partenza in una pessima partenza. Come non detto. Come non detto. Allora, vediamo. Dunque, vedo, prevedo. Non mi servirà tanto Slackot in questa partita. Vediamo, provo a salvaguardare l'Oddish, chissà che magari mi serva di più. Toh, 1, 2 e 3. Vediamo cosa ne viene fuori. Non so se gioca l'Icaroc o meno. Qualora fosse un semplice Buzzwall Macargo, il Vileplume avrebbe un senso. Non ho ovviamente l'energia erba per attaccare. Preciso, è arrivato anche il Rockruff. E cinzietta. Vabbè. Va bene, lo accettiamo. Dunque, caramella Vileplume. Preferisco la mia stadio alla tua. Questo Buzzwall può anche starmi davanti, che tanto non mi cambia granché al momento. E Steven. Vediamo un po' cosa mi serve in questa partita. 1, 2 e 3. Allora, in questa partita i miei attaccanti principali saranno i miei difensori più che attaccanti principali, Vileplume e Shackle. Wonder Tug. Allora, lui non ho idea se abbia o meno nel mazzo le carte per poter fare quello che vuole. C'è da dire che per poter darmi fastidio a lui serve il Licaroc, uno Switch e l'Energy Switch. Sono 110 giusti. Diciamo che per non sapere non ce ne scrive. Io questa doppia la faccio sparire, va? Altri due turni di scartaggio ce li ho, dopodiché dovrò per forza di cose inventarmi qualcos'altro. Macargo. Non ho idea se gioca Switch e soprattutto quanti ne gioca. Cioè dire che se trovo una max potion e curo questi 30, sono tranquillo. Fino ad allora sarò sempre un po' così sulle spine. Lumeria, scarto 2. Faccio fuori una e riprendo le due. Non penso che mio avversario salterà dei turni di assegnazione, soprattutto avendo il Macargo. Io per forza di cosa a un certo punto finirò le Plumeria.
A me in realtà basta anche soltanto un turno libero. Perché con quel turno libero mi vado a prendere la Max Potion e con la Max Potion volo. Ok. Perché mi stai dando solo energie, mazzo? Ok, allora vorrei avere o la Max Potion o lo Shackle, mi sentirei sicuramente più tranquillo con entrambe. Mi avversario continua a fare macaco su macargo, per cui può tranquillamente avere tutto. La mia Cinzia è un bel rischio. Switch, doppia, macargo, energy switch. Recupero un Pokémon. Mi prendo questo turno per forza di cose. Dopodiché andrò avanti in Shackle. Non ho festive. Ok, va bene così. Switch, doppia, e li carico. Come avevamo predetto. Peccato non aver trovato la Max Potion, mi sarei salvato. Uno slacking adesso? Va che amore. Va che amore. Allora, può mettermi KO adesso? Sì, gli serve un altro switch e un'energia. E non può andarli a prendere. E non può andarli a cercare. Per cui. Mettere giù lo Shaco in realtà vorrebbe dire non rischiare. Però. Io forse un turno me lo prendo, vediamo cosa succede. Allora, con questo mazzo si rischia, con questo mazzo per forza di cose si rischia tanto, spesso. Bisogna pensare anche al fatto che magari non tutti gli avversari sono sempre pronti ad affrontare tutto. Ecco, perfetto.
Perfetto, davvero. Ma qui forse è un rischio che non c'è. Il doppio switch. E ce l'ha anche adesso con la Lily. Peccato, peccato. La mia win streak si è interrotta. Peccato davvero. Vabbè, sono comunque stato soddisfatto di essere riuscito a tirar fuori l'unknown. In questa partita non giocate come ho fatto io, nel senso che la cosa più intelligente da fare è giocare di shuffle. Io ho voluto provare un turno cosa veniva fuori. Quel turno mio avversario era già pronto con il secondo switch energia. Vabbè, pace amen. Però in generale la partita va giocata di shuffle, perché shuffle 3 energia, una volta che lui finisce le doppie, le cose che può fare sono molto molto poche. Shuckle è nel mazzo esattamente per quel genere di partite, per cui fidatevi di Shuckle e sfruttatelo il più possibile. Fare affidamento su Slaking va bene, ma fino a un certo punto. Lost March, va bene, Lost March e partiamo di Shuckle, va bene. Di per sé è un'altra di. È un matchup favorevole. Non posso permettermi di stare solo fuori con lo Shuckle, perché se il mio avversario tira fuori una boost dal nulla, le prendo di santa ragione, per cui prevediamo di non fare lo stesso errore che abbiamo fatto prima, sottovalutare il nostro avversario. In realtà in torneo probabilmente è una di quelle cose che non si farebbe, perché si cerca sempre di stare quanto più sicuri possibili. Però bello, è una versione di Lost March con il Cedinja. Cedinja, una volta che viene assegnato allo Skiploom e viene rimosso, di fatto stai rimuovendo 4 Pokémon invece che 2. Molto molto interessante. Il Marshadow del primo turno lo è molto molto meno invece. Vabbè. Abbiamo comunque trovato qualcosa, dai. Ragazzo, fare una Lily da 8 dopo un Marshadow al primo turno, questo è sculare, tesoro mio. Imbarazzante. Tira fuori un altro Hoppip. Che giustamente ha tirato fuori tutto quello che voleva. Dunque, uno, due. Sì. Steven. Steven Resolve, vado a prendere. Cosa mai mi potrà servire? Martello non ce l'ho. Allora, sicuramente uno Steven. Sicuramente un martello. E uno Slaking. Allora, mi aspetto che dopo un Marshadow e un Lili lui faccia un po' tutto quello che vuole, quindi Skiploom, Cedinja, danni da tutte le parti, esatto. Quindi il mio avversario avrà tutto quello che vuole per fare i danni. Vediamo quanto riuscirà a darmi fastidio a questo Shuckle. Ok, Shedinja, una volta per turno puoi assegnare lui e tutte le carte lui assegnate a uno dei tuoi Pokémon. Lui sceglie di assegnare uno Skiploom, così facendo usa il potere di Skiploom, viene rimosso dal gioco per far arrivare un Jumpluff, quindi sta mettendo nella Lost Zone di fatto due carte in più. Un altro Nincada. Non ha energie. Peccato, ma c'era una energia, ci avrebbe fatto comodo adesso. E invece. Vediamo un po'. Uno.
2. Allora, penso che lui abbia aspettato perché ha nuovamente l'opportunità di fare Shedinja sullo Skitum. Ok, così è. Molto bene. Non ho neanche gli scarti. Sono tanti Pokémon. 2, 4, 6, 8, 9, sono già 180 danni. E prende un altro Hoppip. Allora, pro e contro di questa cosa. Pro, hai bisogno di meno carte per fare più danni. Contro, hai bisogno di più tempo per fare più danni. Doppia croce. Una testa, un altro schifo. Va bene. Facciamo sparire quella cosa che mi aveva iniziato a stancare. Steven, vado a prendere un'energia che mi serve a recuperarla. Uno di questi e un altro Steven. Non ci credo. Vuoi vedere che fino adesso il mio avversario non ha mai trovato neanche un'energia? Ma fatico sinceramente a crederlo. Forse è davvero così. Mountain Pass. Niente. Lost. Cosa Lost? Altri Pokémon. Una marea di danni, neanche sto a contarli. Arriva un'energia. Per fortuna eravamo preparati all'energia. Oh, tutto sto casino e alla fine non è riuscito a fare nulla. Oh raga, buon per noi. Mi avrebbe dato probabilmente molto più fastidio se avesse giocato un Marshadow. Ah, c'è a dire che giocando in Teteliza la Super Boost può risultare antipatica. Però abbiamo comunque la barella in mano. Ok, niente energie per lui. Ne approfitto io. Uno, due. E tre. Bene, il mio avversario con 15 carte nel mazzo. Allora, se non fa nulla, io chiudo ancora una volta con Unknown. Ma sinceramente penso che anche questa volta il mio avversario concederà prima. Peccato davvero per la partita precedente. Sarebbe stata una bella win streak da 9. Sono... boost. Dai, vieni qua, super boost. Eccola qua, l'aspettavo. L'aspettavo. Bravo, due premi. Via. Lusamina, vado a riprendere uno e due. Va
Vabbè, allora, a questo punto della partita quella super boost era un po' la sua unica possibilità, per cui... Mi tira, manda avanti nuovamente Jumpluff. Vediamo un po' perché è così sicuro. Toh! Ha trovato addirittura due energie. Caspita, quanta sicurezza che ti dà il Varsado! Bello. Vittoria. Contentissimo, ce l'ho fatta davvero. Peccato davvero per quella, per quel mio errore. È stato assolutamente un mio errore. Un mio errore che mi ha impedito di mostrarvi una win streak da 9 che mi avrebbe fatto un sacco piacere. Però vabbè, la non end con quella coreografia è davvero fenomenale, davvero. Raramente mi è capitato di vedere qualcosa di così bello come quella non. E la strategia è un control, quindi slacking davanti, l'avete visto, blocchiamo tutto. Per gli altri matchup ci danno una mano il Vileplume e lo Shacolacol. Per cui spero davvero di avervi mostrato tutta l'essenza di questo mazzo, perché merita davvero di essere preso in considerazione, soprattutto se non vi aspettate tanti Blacephalon. In caso contrario lasciate perdere, non è il mazzo che fa cosa vostra. Spero che il mazzo vi sia piaciuto, così fosse mettete un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto per il prossimo video. Bella ragazzi.